obesità genetica si intendono un gruppo eterogeneo di rare patologie in cui vi è un sottostante difetto genetico in un singolo gene o in una singola regione cromosomica che determina poi un alterato metabolismo basale e parallelamente un alterato senso di sazietà e di fame. Storicamente queste patologie vengono classificate in forme sindromiche e monogeniche in base all'associazione con altri sintomi, oltre all'obesità, quali possono essere il ritardo neuromotorio o dismorfismi, malformazioni congenite. I criteri sono stati, diciamo, identificati e suggeriti nel 2017, si sta cercando di affinarli sempre di più. Sicuramente un alert è l'esordio molto precoce dell'obesità, prima dei 5 anni, con un rapido incremento del peso prima dei 2 anni di vita, e l'associazione di questo con un'importante iperfagia ed eventualmente appunto con gli altri segni clinici a cui accennavo prima, tipo il ritardo cognitivo, il disturbo comportamentale, malformazioni congenite, deficit ormonali. Esistono diversi tipi di esami genetici. Nel sospetto delle forme legate alla mutazione del singolo gene esistono attualmente dei pannelli a disposizione per andare ad analizzare un gruppo di geni che appunto rappresenta queste patologie. Dall'altra parte non dobbiamo dimenticarci l'RCGH o l'MLPA per le forme invece da anomalia cromosomica. Purtroppo ad oggi non siamo ancora abbastanza bravi nell'identificare le obesità genetiche. Sicuramente l'attuale sfida è quella di conoscere sempre meglio queste patologie per diagnosticarle più precocemente, e in realtà uno dei ruoli fondamentali è quello proprio del pediatra di base, che deve identificare quel red flag, segnale di allarme dell'obesità genetica, ed inviare il paziente il prima possibile in un centro di terzo livello.